ADSP, ultimo giorno di sciopero dei dipendenti dell'autorità portuale, quello tracciato dai lavoratori dell'Authority è un bilancio decisamente positivo che fa ben sperare in un esito favorevole della vertenza. Enel, non si abbassa il livello della protesta dei dipendenti nei confronti del piano triennale di investimenti dell'azienda, i sindacati di categoria hanno programmato altre giornate di astensione dal lavoro. Cronaca. Un parroco di Civitavecchia risulterebbe iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di circonvenzione di incapace. Il prete si sarebbe approfittato del precario stato di salute di una parrocchiana alla quale avrebbe sottratto denaro, un appartamento e l'autovettura. Mercato. Sono apparsi ieri, dopo un lavoro condotto a tempo di record, si tratta dei nuovi stalli per i banchi destinati ai mercatali di Piazza Regina Margherita. Pallamano. La stagione della Flavioni ha preso una piega decisamente gustosa ed allo stesso tempo in attesa. Domani alle 16 le gialloblu saranno al Palasport per la gara contro l'Erice con la possibilità di qualificarsi ai playoff. Pallanuoto. Torna a giocare all'aperto la NC Civitavecchia in Serie B. Domani i rossocelesti saranno di scena nella vasca della Locatelli con l'incontro che si disputerà a Sori alle 13.